The cat came back the very next day. The cat came back. They thought he was a goner, but the cat came back. He just couldn't stay away. Salve a tutti da Gattopardo, dai panettieri. Ci sono solo io quest'oggi in questo quarto episodio della serie di Minecraft. Sono esattamente nel punto dove ho chiuso il terzo episodio, perciò mi è esploso un altro creeper in faccia. E niente, quindi vediamo di cosa. C'ho un po' di cose a dire, devo dire, perché del canale, così. Allora, parto subito col dire che l'obiettivo di questo video dovrebbe essere trovare altro ferro, che adesso come vedete ce l'ho qua nell'inventario. E altro ferro, una cava e quindi dei materiali migliori. Poi, come vedete, ci sono in basso a sinistra si vedono nella chat delle scritte. È perché ho installato una mod che mi sembra davvero carina, che è quella degli umani. Praticamente inserisce dei player che si comporteranno come degli umani veri e propri. Cioè alcuni scavano, altri cacciano i mostri, altri addirittura ti attaccano. E quindi niente, provo a giocare così. Tanto adesso mi costruisco due oggetti di ferro e adesso andrò all'esterno se non ci sono mostri vari. Anzi, prima mi faccio da mangiare. Vabbè, vado all'esterno e cercherò una cava. Non... ok. Adesso qua c'ho il mio becco. Allora, novità. Allora, abbiamo... non so quando andrà su sto video, ma abbiamo molti video da mettere. Ne abbiamo 3 di ciabattino, di mistre, che ha fatto da solo, che chiameremo la trilogia della ciabatta, che fanno abbastanza ridere. E niente, chiameremo la trilogia della ciabatta, li metteremo al più presto. E poi cos'altro? Abbiamo un video con una ospite, questa volta una ospite. Questa volta quindi variamo, che dobbiamo mettere su un video se non sbaglio, però non so se è sicuro, dove Gero gioca a Dead Space, dove dovrebbe cagarsi in mano tutto il tempo ed essere abbastanza simpatico. Adesso ci sono là i miei due amici verdi, i creeper, fantastici. Meglio girare alla larga. E abbiamo questi video. Ne abbiamo un bel po'. Poi, come non ricordo se l'ho detto nell'episodio prima di questo, vogliamo fare un video a parlare solo in inglese, perché potrebbe essere veramente spassoso testare le nostre stupidissime capacità nella lingua. Adesso vedete, questo qua è un personaggio non aggiunto così, addirittura a cavallo. Cos'è? Ce l'ha con me? Fantastico. Meglio scappare perché mi sembra un po' troppo forte per i miei gusti. Cos'altro? Adesso cercherò la cava. Questo tipo ce l'ha con me, non so cosa farci. Vabbè, l'attacco. L'attacco. Attenzione, vedete che perde sangue. E niente. Cioè, tu lo attacchi, lui attacca te. E di solito lasciano giù, vedete, lasciano giù degli oggetti. È una mod veramente bella, secondo me. Cioè, veramente... ti aggiunge spessore al gioco. C'è nebbia, come vedete, perché questa qua è Minecraft beta.5. Hanno aggiunto le condizioni atmosferiche come nebbia, che questa volta, forse è la prima volta che la vedo, pioggia e neve. E mi piace molto. Non è male. Questo tipo, per esempio, adesso, vedete, è pieno, là ce ne sono 3, ne vedo addirittura 3. Anche questo qua ce l'ha con me, fantastico. Dovrò far valere le mie doti di spadaccino con una... ah no, ce l'ho la spada, vai, combatto. E a volte ho visto che addirittura lasciano cadere dei pezzi di diamante o addirittura le loro spade. Attenzione, all'ultimo il Gattopardo ce la fa. Peccato, spero lasciasse giù qualcosa di buono, invece nulla di che. Devo curarmi. E cos'altro? Sono qua, adesso ho cazzeggiato un po', cerchiamo una cava. Adesso stoppo il video, quando trovo la cava ci rivediamo. Allora ragazzi, ho fatto
tutto il giorno, cioè proprio giorno, a cercare una cava e non ne ho trovata una. Quindi adesso scaverò in casa. È l'unica. Come vedete ho trovato il bambù, che è la prima volta che lo trovo da quando gioco, e vorrei, e infatti sto provando a craftare la carta. E niente, cioè ho trovato anche sto bambù. Vediamo cosa si può fare, sto andando un po' a caso, magari un libro come si potrebbe fare. No, non così. Neanche così. Sto andando completamente a caso. Però dai, è anche il bello di sto gioco alla fine. Forse così. No. Vabbè, cercherò su internet. E cos'altro? Vabbè, adesso scavo in casa perché è già notte, di sicuro non posso più starmene fuori. Trovato del bambù e vedete 11 pezzi di pelle. E adesso faccio l'armatura. Che funziona tutto con la scatola del crafting. Per esempio, se mi voglio fare un casco, faccio a formare il casco. Ed ecco il casco. Voglio farmi 5 o 6 pezzi. Farmi dei pantaloni. No, aspetta. Ah no, non ho abbastanza cose. Voglio farmi degli stivali. Eccoli qua. Li metto al posto di questo. E poi, lui è facilissimo, te li metti nell'apposito del quadro. E c'è la protezione. Non so perché c'è sto bug qua, non so. Però vabbè, funziona lo stesso. E vedete che in basso a destra c'è apparsa anche la barra dell'armatura. Allora, adesso rimetterò a posto un po' l'inventario e mi metterò subito a scavare. Allora. Facciamo un po' di legno. Mettiamo a posto. Poi. Un po' di lana la mettiamo qui. Il vetro. Facciamo metà. Poi le frecce le metto sempre in queste zone. La carta, i sacchi di porto. I lingotti. Poi vediamo cosa posso mettere. La pelle. Flinte, che non ho mai capito cos'è, però se lo chiamo, lo chiamiamo flinte. Una picca. E basta. Faccio cuocere la carne. Magari vediamo. Se adesso non c'è fuori, non ci sono fuori i zombie, posso anche rischiare a fare una specie di porta finestra per assicurarmi la visuale sul mondo esterno. Così viene sicuramente più comodo. Ecco. Almeno se ci sono pericoli li vedo. Oh, che brutta roba non ho fatto, però fa niente. Ok, allora mi metto a scavare perché, come ho già detto nel video prima, più vai in profondità più trovi materiali preziosi. Però avevo anche detto, è ovvio che se ti trovi delle cave naturali eviti di passare la tua giornata a scavare. Adesso ristopperò il video, che scaverò un po' e vi farò vedere i risultati dei miei sforzi. Adesso ho scavato anche qui e ho trovato un emerito cazzo. No, vabbè, ho trovato 38 pezzi di carbone in questa zona qua. Ho scavato a fondo di brutto, cioè di brutto, neanche tanto alla fine. E niente, adesso mi sono fatto con la galleria e andrò avanti con calma, magari anche mentre non registro, perché è sicuramente palloso vedere una persona che scava. E ho deciso, mentre scavavo, che concluderò ogni mio video con una caccia allo zombie o al creeper. Perché è abbastanza, credo che faccia abbastanza ridere. Soprattutto dopo, cos'era? L'episodio prima di questo, che si è conclusa la registrazione con me che vado in iperventilazione praticamente. Non ci sono zombie perché da giorno allora ucciderò un cavaliere. Uccisione selvaggia. Messere, io ho vinto. Lo faccio. Mio Dio, ho vinto. Ho vinto. Nessuno ferma il gattopardo. Una killstreak. Adesso vado avanti. Devo chiamare Wav. Attenzione. Oddio, queste pecore hanno già andato il cavaliere. Oddio, 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 ce l'hanno anche con me. Oh no.
Oddio, sono un bagno questo pecore. No, 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 ho paura. Altro che creeper. Ai ai ai, bene. Uccido l'ultimo cavaliere. Tanto sono inflessibile, dai. Lo chiamo con due lo uovo. Ah, no, 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 Vespa, no, 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 devo trovare la mia roba. Bene, adesso mi vendicherò brutalmente. Bastardo, come hai usato? Come hai usato? Mi vendicherò, me e la mia famiglia. E vince, ragazzi, cioè, tanta roba. Tanta roba al gatto pardo, tanta roba. Ci si adatta con poco comunque ai costi umani, cioè, te lo devo dire, infatti sembro un cretino. Però ci si adatta con poco, davvero. Aggiungono troppo spessore al gioco, cercate la mod online. E con questa grande vittoria finalmente vi saluto con dei 360. E al prossimo video di Minecraft da gatto pardo, un saluto da gatto pardo e dai panettieri. Ciao ragazzi.